credevo che fosse lo Stato a indicare che Noto è un restauro dello Stato, perché la regione che ha competenza esclusiva in questo caso non è intervenuta, non per dir nulla di Grosseto, non c'entra lui, ma all'epoca Bertolaso iniziò i lavori e poi la Presidenza del Consiglio mise i finanziamenti. A un certo punto io, vista la bellezza della ricostruzione architettonica, pensai che era bello anche che fosse coerente con la parte decorativa. Ho fatto una commissione, ci sono anche un vescovo bravissimo che poi è morto, oggi c'è un suo successore che si chiama Muranelli, poi è arrivato questo nuovo vescovo che è entrato nella commissione, e abbiamo scelto gli artisti, gli scultori. È la prima chiesa con una rappresentazione dei soggetti cristiani che sia stata fatta da 70 anni. Normalmente le chiese moderne fanno schifo, fanno delle scatole da scatole. Questa invece è ricostruita come era, non si poteva cambiare. Ma poi all'interno ha una decorazione che è coerente con la liturgia e con l'iconografia, cioè con i soggetti che ricordano Gesù, la Madonna, i Santi. Allora, io non, poi non mi ricordavo che sono esattamente 20 anni, ma ho chiamato Mattarella per dire devi venire a significare che questa è un'impresa dello Stato, che lega lo Stato alla Chiesa, più ancora che alla Regione. Tu sei siciliano, quindi la Regione è la tua nascita, la Chiesa e lo Stato hanno fatto un'operazione comune di resurrezione della Chiesa. In tempi come questi, in cui la vera croce è illustrata da Piero della Francesca per una grande mostra, e il mondo musulmano minaccia il mondo cristiano, la resurrezione di una Chiesa ha un significato simbolico importantissimo. Qualcuno gli illustrasse la Chiesa e poi il chiudeva il vescovo, invece ha voluto farla privata. Prima, quando c'è stato il concerto di Battiato, lei se lo sarebbe mai aspettato? Beh, io ho la sensazione che sia passato un tempo più corto, perché sono passati 20 anni. Da allora Battiato fu l'inizio di una impresa molto complessa e difficile, e Mattarella è il punto d'arrivo, ma proprio in questo senso, come quello fu un concerto, avrei voluto un concerto laico in cui Stato e Chiesa si riunissero a Noto e il Presidente desse la benedizione dello Stato ricevendo quella della Chiesa. Poi Staglienò è anche molto autorevole e solenne, ma non sono riuscito. Sono riuscito a farlo venire, ma non a fargli fare questa cerimonia di popolo. Poi il popolo era qua fuori, quindi in fondo potevano anche stare in Chiesa. No, è rimasto, devo dire, molto ammirato, ma io questo lo prevedevo. Io gliel'ho indicata come l'impresa più importante di arte cristiana degli ultimi 70 anni. E questo per la parte che riguardava me e l'impresa della Commissione. Lui, devo dire, non ha potuto non ammirare, perché è talmente formidabile. Poi puoi discutere un pittore che ha colori. Poi abbiamo raccontato anche della vanità di Superego, che voleva fare tutto lui, e io invece ho voluto che fossero 15 gli artisti almeno, e non solo lui come pittore. Però lui, per esempio, ha molto apprezzato Superego. Cosa l'ha colpito di più? Che alla fine l'abbiamo convinto che la cosa di maggiore novità e impegno erano le vetrate, che sono effettivamente formidabili. Poi gli è molto piaciuto di Francesco Mori, Superego gli è molto piaciuto, moltissimo Ducrò, e l'idea di questo scultore che colpisce come uno scultore barocco, e a tutti è piaciuto concordemente Roberto Ferri con la Via Crucis, lui e gli altri. Direi quello che in fondo ha avuto meno riscontro è stato il povero Frongia, forse perché è tanto lontano, ma devo dire che non c'è nessuno per cui il Presidente non abbia mostrato ammirazione e stupore, che è poi quello per cui ho voluto questa impresa, perché fare una cosa astratta o con dei colorini sarebbe stato facile, ci mettevi meno tempo, ma qui lo Stato si è impegnato molto e la Chiesa deve ringraziare lo Stato e insieme devono ringraziare Dio. Credo che sia questo il senso dell'impresa. Sì, la cattedrale è splendida e quindi è bella, la giornata è pure bella, le opere d'arte nella cattedrale sono belle, direi che qui è proprio un tripudio di bellezza. È vero, però noi dobbiamo stare attenti quando parliamo di bellezza, e di questo abbiamo ragionato anche con il Presidente della Repubblica, insieme a Sgarbi e Buranelli, che l'hanno introdotto su questa bellezza estetica delle opere d'arte della cattedrale. Dobbiamo stare attenti, perché la bellezza annega Narciso, e la bellezza distrugge e uccide Dorian Gray. Per cui quando parliamo di bellezza dobbiamo essere un attimino, perché qui non stiamo parlando soltanto di bellezza estetica. La bellezza estetica si assesta sul superficiale, ma ogni superficie ha una profondità. Noi dobbiamo partire dalla superficie, perché questa tocca i nostri sensi e ci godiamo l'estetica delle opere d'arte. Ma poi ogni superficie ha una profondità, ogni opera d'arte dalla superficie richiede di essere colta nel suo messaggio profondo. Allora qual è il messaggio profondo che in questa cattedrale viene comunicato a chiunque come turista entra e si trasforma inevitabilmente in pellegrino? È il messaggio dell'amore umano. Il Presidente ha colto questa bellezza della cattedrale? Ordinariamente sì, perché il Presidente era accompagnato. A noi dispiace veramente tanto, ma il protocollo ha impedito
qui il professor Buranelli venga. Andiamo, il protocollo ha impedito, però il presidente era attorniato per esempio dal professor Buranelli insieme a Sgarbi, che lo hanno introdotto sulle opere d'arte, su come sono nate, sulla loro grandezza anche estetica. Poi era accompagnato anche dal vescovo di Noto, che faceva la sua parte e lo introduceva sulla bellezza difficile di questo contenuto umano che a piè sospinto dappertutto emana, dalle vetrate, San Giovanni Paolo II, la beata Madre Teresa di Calcutta, l'abside col Cristo Pantocratore, la Pentecoste, tutto questo parla dell'umanità dell'uomo. E quando lo guardi dice: resta umano, per restare umano devi amare, se non ami è inutile che guardi, non ti succede nulla nella vita. Professore, quindi questa è stata una bella visita da parte del presidente Mattarella, che ha apprezzato la spiegazione della cattedrale. Il presidente è rimasto incantato e ci ha dato la grande soddisfazione di introdurgli la cattedrale, che come tale è Domus Domini et Porta Celi, la Genesi ce lo dice, il luogo dove il popolo di Dio incontra Dio, e proprio tutta la cattedrale è costruita su questo doppio binario di chiesa terrena a decoro delle pareti e chiesa celeste a decoro della volta e del catino absidale. Perché si chiama Duomo? Perché è la domus di tutti, è la casa di tutti. Questo è il significato e il messaggio che parte dalla cattedrale di Noto.